Ciao a tutti, oggi è lunedì 16 luglio 2018, sono qui a Spinetta Marengo, esattamente sul fianco del Green. Volevo farvi vedere, allora, a distanza di 2 anni che ero passato a fare un video su questa zona, che tutto quanto è rimasto tale quale. Allora, oggi, questa mattina, mi sono portato dietro il professor Manzini, no, perché non credeva a quello che avevo pubblicato anni fa, esattamente 2 anni fa. Diciamo, adesso vede con i suoi occhi. Allora, professore, Ma avevo sbagliato a dire quello che le ho detto? no, ma direi che è ancora peggio di quello che io avevo immaginato, perché qui mi sembra di rivedere panorami e situazioni che io vidi qualche anno fa nei paesi del Nord Africa, esattamente in Egitto, in Tunisia, in Marocco, dove la situazione di degrado, soprattutto nei luoghi, nelle strade, nei luoghi, diciamo, Vieni con me. di transito, ha proprio queste caratteristiche: abbandono, Questa qui, erbassoni. allora, vedi questa costruzione qui giallina? È una cabina elettrica. Guarda Sì. in che stato è, come pende da una parte, che Sì, vuol dire probabilmente che c'è una fa. sta sprofondando. Sì, c'è un cedimento. C'è un cedimento nel terreno e probabilmente quest'altra costruzione così dovrebbe essere stata quella sostitutiva, penso, che però non è mai stata messa in funzione. Se no non ha nessuna ragione di esistere una cosa del genere, ma quello che è più degradante, anche più uno non sa più neanche come descrivere le cose, è un abbandono totale. A questo punto uno si domanda: ma Andiamo un po' a vedere qui dentro com'è. come mai si asfalta, si cerca di sistemare, non era meglio lasciare prato, natura terreno, perlomeno c'era un respiro diverso. Invece qui hai proprio il senso della distruzione che ha operato l'uomo e che la natura cerca in qualche modo di Rifarsi. riconquistare le cose. E l'insieme di questi due fattori dà questo panorama devastante. Allì, paradossalmente è meglio un campo incolto come questo. Paradossalmente è meglio un campo così abbandonato, no? Che qui è l'espressione più naturale di quella che è appunto la forza della natura, piuttosto che una situazione di questo genere, dove ci sono pezzi di cemento, di asfalto, di ghiaia, intrecciati a rovi, a erbacce, a crolli, a tombini mancanti, a cabine che non sono mai entrate in funzione, a cemento, non lo so, ho questa impressione Allora, proprio. 2 anni fa avevo fatto la segnalazione che questo tombino tondo era senza coperchio, questo. Ho atteso una domenica mattina, tutta la mattinata prima che arrivassero i vigili urbani a mettere il solito cavalletto, perché in Alessandria siamo la città dei cavalletti, no? Poi dopo l'hanno chiuso. Sì, è un tombino di ispezione, di servizio che raccoglie
raccogli i contatti, i tubi di questo lampione. Questo è un, però nell'oscurità ci può cadere chiunque, un uomo, un animale, chiunque può cadere. Vabbè, qui c'è un parcheggio enorme, vuoto. Altro spazio sottratto alla natura. Esatto, uno spazio che probabilmente che non serve a niente, visto. Sottratto alla natura, qui è un continuo, come dire, depauperare la natura. Continua cementificazione. Sì, è impossibile dare un freno a queste cose. Vedo che non trovi neanche tu le parole, eh? Sì, non trovo le parole perché sono veramente disgustato da questo panorama. Dove ti giri c'è sempre una situazione quasi indescrivibile di abbandono. Ripeto, era meglio se questa zona qua fosse rimasta incolta così com'era. Vedi, tutti questi lavori fatti, scusa il termine, alla grossolana, diciamo, sì. Però i soldi spesi, che sono i nostri, erano buoni, non reali. È che erano falsi, eh? Non è che sono stati pagati male, e, diciamo, eppure non c'è nessuno che controlla come viene fatto il lavoro, viene saldato subito senza neanche controllare. Certo. Così. Io direi, Gianni, per non farci salire la depressione oltre una certa soglia, di fare un'ultima panoramica e poi chiudere. Cosa dici? Sì, esatto. Allora, io adesso chiudo. Qui siamo nella zona, nel retro, nel fianco retro del Grand Village. Del Grand Village, questo qui. E ci si vede poi in un altro video. Vedete qua la strada in che stato è, perché qui assessori, politici e amministratori vari che non ne passano, diciamo, allora che non c'è gente che dice buongiorno assessore, buongiorno sindaco, perché lì che lo dicono solo al centro. Va bene, ok, ciao a tutti.